Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Daniele Cazzato e sono un artista. Mi occupo di pittura e di scultura, negli ultimi anni soprattutto di scultura monumentale. Sono stato selezionato in Biennale come uno dei 40 autori legati all'arte sacra contemporanea per quanto riguarda la pittura e negli ultimi anni ho lavorato a diversi progetti di scultura monumentale. Ho ricevuto un grande onore dall'ENS. Sono stato contattato un anno e mezzo fa da Petrucci e da Corrado Varino, i quali mi hanno chiesto praticamente se potevo rappresentare un'opera a loro dedicata. Ecco, in questa richiesta tanta emozione, ovviamente, anche perché poco per volta ho cominciato a conoscere il mondo della sordità, il mondo della sordità italiana. Dopo una serie di incontri qui a Roma, soprattutto confrontandomi con il presidente, con il vostro presidente Petrucci, sono venute fuori delle dinamiche di difficoltà che il mondo dei sordi vive quotidianamente. Prima fra tutti la parte della comunicazione, cioè l'interfacciarsi con gli altri, il riuscire a vivere seneramente un rapporto di scambio nella parola e nella comunicazione. Da questo punto e da una serie di altri punti nasce il progetto dell'opera a voi dedicata denominata Se mi guardi ti ascolto. In che cosa consiste quest'opera? La statua è una statua alta 6 metri e sarà realizzata in alluminio. È composta, come state vedendo, da 3 vele. Le 2 grandi vele laterali formano 2 poltrone. La vela centrale è una vela che praticamente va a dividere una situazione che diventa immediatamente emozionale. È una statua, come vi dicevo, da vivere, nel senso che se ve la devo descrivere a parole, come se fossimo in 2 davanti a questa telecamera, la persona che ho di fronte entra da un lato e io mi sposto ed entro dall'altro lato di questa vela centrale d'alluminio chiusa, cioè quando noi entriamo abbiamo di fronte un muro, non abbiamo comunicazione. Dopo un piccolo passo ci troviamo nella parete un taglio, cioè l'alluminio ha un taglio che ha la forma di questa vostra bellissima parola che è se mi guardi ti ascolto. Che cosa succede? Dalla difficoltà della chiusura noi possiamo incominciare a vederci, possiamo incominciare a vedere i nostri occhi e quindi ad avere questo primo punto di comunicazione. Andando avanti di un po' ci troveremo di fronte un enorme foro in questa vela centrale. A questo punto noi due possiamo sederci uno di fronte all'altro su queste bellissime poltrone d'alluminio sotto queste grandi vele che ci sovrastano. Che cosa sta accadendo? Io e voi che siamo seduti in questo esempio dobbiamo guardarci negli occhi, parlarci ed essere sinceri. Siamo amici, siamo amanti, siamo padre e figlio, non importa che cosa ci accomuna in questo momento, ma seduti uno di fronte all'altro, il valore di questa statua è portare in noi questa grande sincerità. È una statua da vivere. Praticamente, qual è il messaggio? Il messaggio è questo: tutti i sordi d'Italia, tutti voi, darete un messaggio all'umanità. I sordi d'Italia diranno al mondo: fermatevi e prendetevi il tempo per ascoltarvi, prendete il tempo per ascoltare. Ecco, in questa società così di corsa, così dispersiva, questa statua vuole essere un'isola, queste vele a voi dedicate diventeranno un'isola dove non solo voi sordi, e questo è il bello di questo progetto, la vostra comunità italiana e poi di conseguenza europea e poi mondiale dirà a tutto il mondo:
fermatevi per prendervi il tempo per ascoltarvi. Ecco, questo è il grande messaggio che quest'opera da vivere, perché non è un'opera da guardare, è un'opera da vivere, da passarci dentro, da toccare, da accarezzare, da vivere a 360 gradi. Ed ecco che dopo questa grande sincerità, quando noi siamo seduti e abbiamo dato questa grande sincerità alle nostre persone, mi viene da fare un po' un esempio. Oggi sono a Roma, con voi a Roma, ecco, diventa un pochino quello che era la vecchia statua della Bocca della Verità che voi avete a Roma. Ecco, all'interno di questa statua dedicata a voi, la grande sincerità deve essere la forma prioritaria. Che cosa succede? Dopo quest'attimo che noi stiamo vivendo insieme, può durare un minuto, 10 minuti, mezz'ora, tutto quello che c'è da dire nella limpidezza della verità dovrà essere detto. Ecco, che cosa andrà ad accadere? Noi possiamo alzarci da queste due poltrone di alluminio, abbracciarci attraverso questo foro creato e poi uscire insieme dalla statua in un momento rinnovato, ecco, in una parte della vita che magari per una piccola cosa è cambiata grazie alla sincerità, è cambiata grazie al messaggio che i sordi, ripeto, daranno attraverso questa statua al pianeta. I sordi, pensate che bello è questo gioco di parole, i sordi diranno: ascoltatevi nella sincerità e nella verità. Grazie. L'opera, Se mi guardi ti ascolto, l'opera monumentale a voi dedicata, sarà realizzata sul comune di Alba, comune virtuoso che ha voluto e che vuole intensamente la realizzazione di quest'opera. Il comune, con tutta la giunta, tutta l'opposizione, è fortemente convinta che questa statua porterà bellezza al territorio e sono grati di poter manifestare quello che è la realtà dell'ENS nazionale sul proprio territorio, così come il direttore dell'UNESCO, i responsabili dell'ente fiera e quant'altro. Ed ecco una cosa importante da dire sempre rispetto appunto a quest'opera. Come avete già capito, non si tratta di un'opera tradizionale, essendo un'opera da vivere in tutti i suoi aspetti.